Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con In Primo Piano, Arte, Politica, Cultura e Attualità tra Umbria e Toscana. Questa sera torniamo ad interessarci dei fatti che riguardano l'Alto Tevere in generale. Faremo un'analisi con chi di politica ne ha fatta tanta nel corso di questi ultimi 30 anni, prima parte appunto dedicata alla politica e poi seconda parte con due interviste realizzate dalla nostra redazione al Centro Media Salutis di Città di Castello, una vera e propria eccellenza per quanto riguarda la sanità privata. E allora, ben ritrovato a Cesare Sassolini. Grazie, grazie. Forza Italia, Città di Castello. Allora, c'è una frase bellissima di un film che a me piace tanto. E allora che cosa hai fatto negli ultimi due anni? Negli ultimi due anni innanzitutto mi sono dedicato molto all'attività lavorativa, che poi, come sapete, essendo consulente patrimoniale, la mia è anche fatta di contatti umani e di conoscenza di nuove persone, di persone, gestione degli aspetti anche personali, delle famiglie, quindi impegnato nel sociale, che è un aspetto vicino tra l'altro all'aspetto politico, no con la parola, con la P maiuscola più nobile del termine. E accanto a questo, logicamente, la politica è sempre un servizio che io cerco di fare perché è una cosa che mi piace, tant'è vero che sono laureato in scienze politiche, per cui il mio sogno è sempre stato quello di far parte di questo sistema. E do una mano al vicepresidente del Consiglio regionale, dottor Roberto Morroni, consigliere regionale Roberto Morroni, che è, come sapete, è assessore anche all'agricoltura e quindi, essendo una persona di sua fiducia, faccio parte, diciamo, del suo gruppo più ristretto di persone che collaborano cercando della serie, di della migliorare. Serie non riesco a staccarmi da quello che mi piace da morire. Fa parte del mio modo di vivere, del mio modo di essere. Ritengo che, ripeto, la politica sia, per chi se la sente e la pratica e la ama, come l'amo io, un modo per stare vicino alla gente, aiutare le persone. Questo dovrebbe essere la politica, non pensare al posto, al seggio, all'arricchimento tantomeno, perché la politica non deve arricchire, ma deve arricchirti sì come persona, ma non economicamente, perché può essere veramente d'aiuto a tanti, tenere dei contatti, dare delle opportunità, magari mettere anche in contatto domande, offerta di lavoro, perché spesso hai contatti con gli imprenditori che magari cercano maestranze, quindi veramente essere nel territorio. Poi dare anche dei consigli, anche diciamo in tutto l'arco istituzionale, quando magari vedi delle cose che potrebbero andare meglio, essere migliorate, e magari hai delle idee perché frequentando conosci altre cose, quindi dai dei consigli. Beh, allora questo mi pare di capire che te non hai staccato un attimo in questi due anni, che ripeto sono due anni lontani dal parlamentino Tifernate, ma tant'è, sei attivo al 110%. Detto ciò, allora c'è da fare un'analisi dei 24 mesi a questo punto targati Luca Secondi, no? Città di Castello. Sì. E poi c'è da capire come si muoverà nello scacchiere politico locale e Forza Italia, ma anche, diciamo, quella che è, no, questa nuova area di centro che sta nascendo. E allora io vorrei partire prima di tutto da un'analisi di questi due anni targati Luca Secondi. Oso dire luce e ombre, perché ci si aspettava un impulso maggiore. Di fatto però le criticità a Cesare sono tante, non è assolutamente semplice fare il sindaco, no. Però ci sono delle questioni aperte, in primis Sogepu, Sogecu e tutto quello che è il mondo che ruota intorno a questa importante partecipata. Tu su questo che idea ti sei fatto? Allora, purtroppo devo dire che rispetto a un mondo che va ad una velocità notevole, perché questi sono i tempi moderni, quello che era vero un anno fa oggi può essere totalmente stravolto, e quindi la difficoltà e anche la sfida dei giorni nostri è quella di sapere intercettare quello che sarà domani nella realtà, e quindi essere pronti e velocissimi nell'affrontare il cambiamento. Purtroppo devo dire che invece Città di Castello, l'Alta Valle del Tevere in generale, è una zona molto ferma, forse oserei dire bucolica,
che è un termine che può anche piacere. Andava negli anni 80, 70, cioè Esatto. rispolveriamo termini Esatto, obsoleti, eh. ma che indubbiamente con la modernità e con la crescita economica e soprattutto lo stare pa al passo con altre zone, altre città e con il mondo che va a una velocità notevole, non va bene soprattutto per le nuove generazioni, che io vedo quando ci sono delle capacità, indubbiamente questi giovani vanno soprattutto via da Città di Castello. Con dolore perché il Tifernate, ma anche l'abitante in generale della Valle del Tevere, è per antonomasia una persona stanziale che amerebbe rimanere nel territorio. Quindi quando si rimane nel territorio non si cresce e quando si va via si fa del male tante volte alle proprie attitudini, ma si trova delle realtà che poi sono delle realtà che poi ti danno lo slancio e ti danno anche una crescita per il futuro. Tu parli anche di giovani laureati, Assolutamente addirittura sì. degli infermieri e delle infermiere che trovano lavoro fuori dai confini nazionali, parli di questa gente qua. Parlo esattamente di questa gente qua, di tutti i comparti, anche perché ce ne sono di giovani e io vedo che molti vanno a fare per esempio i master anche all'estero, sperando che alla fine ci sia uno sbocco sul lavoro. Quando si parla di lavoro qualificato, Città di Castello ne offre ben poco. Dall'altra parte ci sono però zone di imprenditoria e imprese valide e in crescita. E questo è un altro aspetto da tenere in seria considerazione, che cercano lavoratori e maestranze non diciamo, con una conoscenza particolare del mondo del lavoro, perché poi verrebbero formati internamente, ma che faticano a trovare dipendenti perché per uno stipendio più o meno normale, molto spesso il giovane preferisce fare lavoretti di risulta, rimanere a casa magari nell'area di comfort domestica piuttosto che andare a impegnarsi in un lavoro. E questo è l'altro aspetto. Le aziende hanno difficoltà nel trovare dipendenti e invece coloro che sono specializzati, che vogliono trovare lavoro, sono costretti ad andare lontano da Città di Castello perché qua un lavoro qualificato difficilmente si trova. Quindi sono tutte situazioni che andrebbero dai politici interpretate perché si dovrebbe dare una mano a domanda d'offerta di trovare un punto di contatto. Si dovrebbe anche dare la possibilità ai giovani di avere delle opportunità qua in loco che invece purtroppo Mi non ci togli sono. una curiosità, Cesare, senti, allora, beh, chiaro che il sindaco e un'amministrazione locale possano incidere poco, no? Su questo non sono d'accordo, Allora perché spiegami. spiego, sono state, parliamo ad esempio di zona industriale, di zona industriale di Città di Castello che era la principale zona industriale. Bene, Città di Castello ha un'ex zona industriale, si può dire, che era quella poi costruita negli anni 50-60 che ancora viene ricordata come un'idea del sindaco Corba, personaggi che oggi per i giovani non sono semplicemente un nome buttato là, ma che per una volta potevano avere, hanno dato a questa città dei significati di sviluppo notevole, ma che sono logicamente impulsi del passato che oggi non sono più adatti a uno sviluppo moderno, tant'è vero che andavano reinterpretate certe zone. Città di Castello, la zona industriale è stata parzialmente destrutturata e trasformata in zona commerciale, come sappiamo, con tutto quello di caotico più o meno che si è creato anche con l'incrocio del traffico, so i tifernati sanno di che cosa parlo, ma anche i comuni limitrofi quando arrivano a Città di Castello in certi orari, e quindi anche uno sviluppo fatto non in maniera perfettamente adeguata, non è che sono contro lo sviluppo, sì va bene, ma va fatto con una certa razionalità, e comunque ha tolto una possibilità a delle aree industriali di comunque continuare a fare il loro operato e quantomeno quelle zone che sono state trasformate non hanno avuto poi implementazioni magari da altre parti dove potevano essere invece create ad hoc situazioni. Su questo però, correggimi se ti, Prego. perdonami se ti interrompo, ti devo correggere perché le grandi aziende hanno deciso di uscire da Città di E Castello qui volevo arrivare a questo e le io. aree che tu dici sono diventate aree ad alta densità commerciale, non so Allora, quanto di quelle risorse poi rimane effettivamente
effettivamente nel nostro territorio. Allora, qui si aprono due aspetti, secondo me, che abbisognano di approfondimento da parte degli amministratori. Allora, in primis, come lei dice, molte aziende se ne sono andate in altre zone. La risposta è vero, per due sorte di motivi se ne sono andate e se ne andranno, purtroppo. Il primo motivo per cui se ne sono andate è che il comune, io ho partecipato anche a riunioni con gli imprenditori, con le commissioni, non sono stati in grado di offrire garanzie a questa azienda, perché un imprenditore o un SPA vuole garanzie, ok? Di avere uno sviluppo adeguato nel territorio. Spiego in termini. Qua non abbiamo avuto un piano di sviluppo, per esempio, per le vie di comunicazione. Se pensate al fatto che, per esempio, la ferrovia Umbra, ne dico una su tutte, finisce in una piastra logistica che oggi ancora è lettera più o meno morta e che non esiste più la ferrovia, perché nella ferrovia crescono gli alberi, come sapete, all'interno, quindi non esiste più la ferrovia, e che la ferrovia poteva essere trasformata anche in, come era previsto inizialmente, in trasporto merci, no? Adatta a trasporto merci, cosa che non è più. Questo ci fa capire anche che logicamente non siamo adatti per il trasporto ferroviario, un'azienda le guarda. La E45 è in quelle condizioni che sappiamo, e quindi anche qui è un imprenditore che deve stare qua, deve guardare questo. Lo sfondamento dell'E78 non avviene, non avverrà ancora per molto tempo. Tutto quello che si sta dicendo è ancora molto lontano dall'arrivare, dal venire. È evidente, non abbiamo logicamente anche dal punto di vista aeroportuale un adeguato collegamento con l'aeroporto di Sant'Egidio. È evidente che tutto questo pesa in un'economia locale, in chi viene a fare queste scelte. Si potrebbe attirare gli imprenditori come altre amministrazioni hanno fatto, magari abbassando anche la tassazione. Vieni qua, questa lo feci la proposta più di una volta, nessuno mi ha ascoltato, vabbè. Vieni qua, mi fai vedere un piano, mi fai un piano d'assunzioni, sappi, a imprenditore, che se mi assumi un X di persone locali della zona, eccetera, ma comunque mi assumi, io poi ti farò degli sconti per quanto attiene lo smaltimento rifiuti, per quanto attiene le tasse che appunto il comune riceve, eccetera. Questi sono tutti aspetti che andrebbero affrontati e parlati, e ci sono aziende che hanno avuto invece da parte di altri comuni l'apertura totale, che per forza si sono spostate. E questo è il primo aspetto, quindi miopia dal punto di vista della visione di uno sviluppo industriale che Città di Castello oggi non ha più, diciamo, come indicazione, se non random in qualche caso che può essere più o meno accettato. Dall'altra, sappiamo i tempi moderni, e questo va interpretato, ma nessun sindaco qui dell'Alta Valle del Tevere si è mosso, e sono, questo ho sempre detto, sono preoccupato sul fatto che sono arrivate, arriveranno sempre più le multinazionali a comprare le nostre validissime aziende locali. Conoscete tutti le principali aziende che sono state acquistate anche da gruppi di gestione del risparmio, no? Oltre che da gruppi più grandi internazionali. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che c'è un grosso punto interrogativo da qui ai prossimi anni su che fine faranno proprio fisicamente queste aziende, perché è un attimo che una multinazionale decida per convenienza di spostare tutta la produzione da un'altra parte. Un'amministrazione a quel punto, un sindaco, non può far più niente. E questo è un impoverimento notevole del territorio, non è una colpa della multinazionale, perché se il mondo va in quella direzione, nessuno può cercare di impedirlo, perché il mondo va in quella direzione, ma deve essere un amministratore pubblico che interpreta il momento e va anche a parlare con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, delle SPA, delle aziende, per cercare di trovare dei punti d'accordo, quantomeno farsi promettere anche in maniera scritta che se avverranno delle cose, almeno per X tempo, non succede. Mi toglie una curiosità, prego. Tutto questo tu lo imputi Luca Secondi non si è speso per questo in questi due anni. Ma vede, con tutto ci diamo del lei o del tu, perché sennò diamoci del tu, perché tanti anni che ci conosciamo. No, sennò dopo sorridono e ridono chi ci vede. Ok, io ero per forma di rispetto della trasmissione. Dicevo, vedi,
Luca, che lo conosco anche, più piccolo di me, quindi lo conosco, l'ho visto crescere politicamente, è una persona empatica, una persona che sa parlare, che sa ascoltare, ma credo che ancora dal punto di vista amministrativo debba circondarsi di persone e di giusti consiglieri, cioè nel senso che gli sappiano dare dei consigli adeguati ai tempi. E soprattutto che debba avere anche un po' più il polso della situazione e anche il coraggio di fare delle scelte. Oggi questo coraggio di fare delle scelte non lo vedo. Dico che c'ha dei buoni dirigenti che hanno saputo anche intercettare alcuni denari del PNRR che stanno spendendo, che magari fanno sembrare capace questa amministrazione. In realtà qui vorrei per i cittadini anche distinguere, spesso un'amministrazione sembra capace perché magari ha dei buoni dirigenti che magari giustamente perché sono bravi, vogliono apparire e far vedere che sono capaci poi anche di far carriera, sanno interpretare e trovare la modalità di far ricevere all'amministrazione del denaro. Poi quei denari vanno spesso bene, perché un'altra cosa che dico sempre, è facile, no, ascoltare, magari costruire, fare, realizzare, poi dopo le cose poi fatte. Bisogna ragionare che poi vanno mantenute, quindi se non vengono spesi bene i denari, si creano palazzi, per dirla, o comunque cattedrali costose, poi il rischio è che dopo un po' di tempo ci sia l'abbandono perché non ce la fa un'amministrazione a mantenere quello che ha creato. Quindi non è facile, è vero, fare l'amministratore, ma bisogna sempre pensare che c'è anche un domani. Mi togli una curiosità perché tu parli giustamente, tanto tutto ruota intorno, credo siano oramai 500 i dipendenti di Sogepu, o giù di lì, Sì, no? sono un numero molto alto. C'è preoccupazione Ma su certo. quella che è l'attuale governance di Sogepu, credo a questo punto. Su questo, quando tu parli costruire per poi mantenere, ti riferisci in particolar modo a Sogeco e a tutto l'indotto? Cioè, perché lì stiamo parlando di 500 famiglie, credo che sia una delle più importanti aziende, insieme chiaramente ad alcune aziende private che sono Certo. delle vere e proprie eccellenze, che devono essere gestite in maniera estremamente competitiva, no? Viste anche le dinamiche e il mondo che cambia. Parli di quello o ti riferisci eventualmente ad altro? Ma mi riferisco anche a quello, perché anche in questo caso, no, non più tardi di 2 o 3 anni fa, si ragionava sulla, tu ti ricorderai molto bene, sulla bellissima capacità di produrre utili da parte di Sogepu. Cioè, arrivavano bilanci eccezionali, ricchezze e quindi anche lì si è potuto fare tante opere attraverso la distribuzione economica di questa ricchezza. E oggi all'improvviso, per questo all'improvviso, ci si accorge invece che ci sono delle problematiche riguardo al bilancio di Sogepu. Allora, non si può passare dalla ricchezza alla povertà in un attimo. Evidentemente sono stati, diciamo, fatte, sono state fatte delle scelte da parte degli amministratori politici e da parte degli amministratori di Sogepu che magari andavano coordinate in maniera diversa o comunque fatte con una visione del futuro, anche perché, ripeto, un amministratore di Sogepo come un amministratore pubblico, Comune di Città del Castello, sappiamo tutti che ha oltre il 90% di proprietà di Sogepo, quindi si può dire che è del comune, ok? Ma l'obiettivo principale è quello di dare il servizio adeguato, con più bassi costi possibili, e poi di mantenere le maestranze. Perché, come hai detto giustamente, ci sono famiglie, c'è un indotto enorme che non può rischiare difficoltà economiche. Quindi ecco dove stanno le problematiche, no? Poi magari si vota un politico piuttosto che un altro perché uno spera o crede che quella parte politica riuscirà meglio a inserire più maestranze dentro quel tipo di attività, no? Per capacità o perché fa delle scelte di un certo tipo. Ma non deve essere solo quello, uno deve ragionare che esiste l'uovo oggi, ma anche la gallina domani. Tu dici mantenere è fondamentale,
perché Assolutamente, poi avere un progetto. Quelle famiglie comunque investono sul proprio futuro, contraggono mutui e i mutui devono essere pagati poi alla esatto. fine. Vedi, il problema di molte aziende, SPA per esempio, è che devono fare utile scelte nel breve e che non sempre riescono, no, a spacchettare il tutto, perché oggi si può rinunciare a qualcosa in virtù di uno sviluppo futuro. Invece qui è successo il rovescio. Si è preso tutto subito rinunciando allo sviluppo futuro, e questo è il problema, cioè una politica che ha lasciato fare degli amministratori o ha chiesto dagli amministratori il tutto subito, perché poi indomani ci penserà qualcun altro, sarà un problema di chi arriverà dopo, non va bene, non va bene. Allora il cittadino dovrebbe andare un pochino più in profondità e capire se questo è. Per dire degli esempi, non aver fatto al momento giusto, e c'ero dentro, ho visto come funzionavano le cose, abbiamo visto in tanti, dei piani per mantenere una mostra del cavallo, per citare un dato così tutti i cittadini si rendono conto, adeguata e mantenibile, poi, e sostenibile. E sostenibile, perché poi i costi del passato hanno impedito di realizzarla oggi per il futuro. Ora magari arriverà qualche altro territorio, se la pappa questa mostra, non è più la nostra, è un peccato. E qualcuno si ricorderà la mostra del mobile, che era un fiore all'occhiello, finita anche quella. Dice sì, la crisi. Da altre parti continuano, esistono, potevamo essere noi gli interpreti. Anzi, la crisi significa più attenzione là dove viene fatta, ok? L'abbiamo fatta finire. La domanda è perché l'abbiamo fatta finire? Perché evidentemente la risposta è non c'è stata una programmazione adeguata. Altra questione potrebbe essere quella relativa al Festival delle Nazioni. Quello è un altro tipo di sistema che piano piano, no, si è andato a spengere e si va sempre più spengendo. Io ce l'avrei delle deuzze su queste cose, ma io non sono nessuno, ripeto, però potrebbero essere comode, ma nessuno si guarda bene, anche qui no. Non si chiedono pareri magari disinteressati a persone, no, si vanno dai soliti noti, si riguarda l'aspetto politico, chi potrei mettere dentro, quello mi può far. No, non è così. La domanda è: c'è qualcuno che può dare idee di sviluppo, di crescita, di mantenimento del sistema? Queste le domande. Senti, non, allora, non c'è amore per le cose. Allora, diciamo, portiamo avanti il discorso, riguarda anche la mostra del tartufo. È sempre uguale a se stessa. Però ora, è stato fatto un investimento importante. Ma vedi, anche qui, vedi, è stato fatto un investimento importante. L'investimento importante, la domanda che mi faccio è dove si vede questo investimento? Uno che va alla mostra del tartufo di Città di Castello non vede dove è stato fatto un investimento. Cioè magari è stato fatto, ma dov'è il cambiamento rispetto agli anni passati? Io mi ricordo delle mostre che addirittura dei ricordi di novità l'hanno lasciato. Oggi è stato cambiato il nome, perché evidentemente il marketing dice che non più mostra o salone. O mi domando, è stato trasformato in salone perché ormai anche lì, nelle zone limitrofe e comunque vicine, ci hanno occupato tutti gli spazi con altre mostre ora più importanti della nostra, purtroppo, e ci hanno lasciato un momento residuale a Città di Castello? Cioè, negli anni, nonostante che l'abbiamo inventata noi quella mostra, e eravamo i primi in Italia insieme ad Alba, ci hanno comunque alla fine preso l'idea e sviluppata meglio. Mi sembra che però stai snocciolando un bilancio che è estremamente negativo. Cioè, io con questo, l'osservatore esterno, cioè, ci saranno cose che comunque Secondi ha fatto e ha fatto bene, no? Perché hai detto alcune cose che sinceramente ci fanno percepire una Città di Castello in disarmo. Cioè, a me piacerebbe dire che forse 2 anni che amministra, forse ha bisogno di più tempo. Io non voglio dire questo, no, perché a un certo punto bisogna dare anche il tempo alle persone di, no, essere non voglio fare il critico a tutti i costi, però io dico anche da cittadino che guarda che gira, no? Vado a Città di Castello e mi dico, ma rispetto a 2 anni fa, che cosa è cambiato? Dove vedo anche quei cantieri che mi dicono fra 3 o 4 anni sarà una città diversa?
Io chiedo anche ai cittadini, dove vedete Tu questo? ti Io riferisci non... a quanto è stato dichiarato in campagna elettorale, chiaramente, no? Sì, voglio dire, allora, per dirla tutta, no? Che dovevano venire gli arabi, città di Castello, a cambiarci il volto della città del centro storico, l'ex sindaco Bacchetta, mi ricordo in consiglio comunale, io sarò ricordato come il sindaco che ha portato gli arabi allo sviluppo della città, ha dato alla sua città Piazza Burri. Ancora oggi si parla di Piazza Burri e gli arabi non hanno dato sapere che fine hanno fatto. Mi domando, c'erano gli arabi, non è che io ho potuto vedere, a parte una grande manifestazione con cena e mangiata collettiva come viene, alla fine si è perso tutto. Forse io perché un po' conosco il mondo economico, ci lavoro, questi soggetti cosa che penso hanno annusato l'aria e hanno detto con questi affari meglio non farli perché magari non ci vediamo perché loro vogliono fare business. No, decisamente, giustamente. E d'altra parte però investono, prenderanno immagine, no? Guadagni con l'immagine, alla città danno sviluppo. Evidentemente non ci hanno visto Senti, chiaro. altra questione, tu chiaramente essendo nello staff di Morrone ti dedichi molto all'agricoltura, no? Su questo c'è un po' di latitanza. Credo che fosse ben chiaro l'incentivo ai giovani e l'aiuto che le amministrazioni tutte avrebbero dato ai giovani per investire nel territorio, nella salvaguardia del territorio, nella sua manutenzione, attraverso anche, no? Dei contributi e quant'altro. Sono stati aperti alcune realtà anche di qualità, però ad oggi, sinceramente, sto biologico a me pare non sia partito. Su questo c'è un deficit da parte delle amministrazioni o sono i nostri giovani che, come dici te, non sono più incentivati e se ne vanno da altre parti? Allora, io una cosa che ho notato è questa, che i bandi ci sono, mi arrivano e spesso li giro, no, a chi di dovere, spesso non sono conosciuti, e questa è colpa di un po' di tutti, non sono conosciuti e veicolati in maniera adeguata e in questo caso le amministrazioni locali dovrebbero essere le prime a avere il contatto, a prescindere se la regione è di centro, di destra o di sinistra e il livello locale è di centro-destra o sinistra, il trait d'union ci deve essere. Poi se devo dire una cosa, l'assessore Morroni, lui ha sempre predicato le braccia aperte, quindi il territorio va aiutato tout court, quindi non si deve guardare le tessere assolutamente, ma si deve guardare lo sviluppo del territorio, perché poi sviluppo porta sviluppo, positività porta positività e quindi verrai giudicato per questo. Devo dire la verità che spesso i bandi ci sono, non vengono intercettati in maniera adeguata. Anche qui, e rivengo a livello locale, ma possibile che non vengano fatte, create, ce n'è un caso, non voglio far citare, ma delle agenzie che intercettano questi bandi e li veicolino e aiutino anche i soggetti privati a intercettare questi denari che ci sono, molti non li intercettano perché non sanno come, molti non li intercettano perché non sanno nemmeno che esistono. Certo che comunque sia, serva più collaborazione, più Assolutamente, sinergia, è assolutamente. chiaro ed evidente. Senti Cesare, beh, tu hai comunque un ruolo importante in Forza Italia, no? Beh, diciamo, sono un decano, vogliamo dire Sì. così. Allora, c'è da far di conto che nel 2024 si vota in oltre 60 comuni. Rimaniamo nel nostro territorio, Citerna e San Giustino. Citerna, sinceramente, ancora noi come redazione non la stiamo seguendo, la seguiremo dal prossimo anno. San Giustino diventa un laboratorio politico di livello nazionale, perché i movimenti ci fanno pensare che c'è tanto fermento. Sì, questo indubbiamente. E tu da osservatore esterno, da forfista, oramai dal 1994 che sei in Forza Italia, da centrista puro, perché tu ti sei sempre definito moderato di centro, che movimenti vedi? Allora, io vedo tanto fermento e voglia di cambiamento, voglia di provare qualcosa di nuovo, questo lo vedo. Le vecchie categorie partitiche e politiche stanno lentamente scemando e quindi non c'è più attaccamento come lo famoso zoccolo duro, è ormai una percentuale inferiore rispetto alla possibilità di cambiare. Vedo tanto fermento, ma purtroppo quello che mi dispiace
e che vedo anche un po' di, diciamo, scomposizione o comunque frastagliamento nelle compagini del cambiamento, soprattutto del cambiamento. Perché molti si rendono conto che si può cambiare e quindi ci sono persone che, diciamo, si sono lanciate un po' troppo frettolosamente, dal punto di vista politico, credo di sì, verso l'idea di sono io rappresentante Un attimo, del... cerchiamo di stabilire il contesto. Stai parlando in questo momento di San Sì, di San Giustino? Giustino. Quindi ti riferisci a... Ok, Mi riferisco a certi personaggi, magari politici, che hanno un ruolo importante, che magari prima di lanciarsi personalmente, parlo soprattutto dell'ambito centrodestra, allora puoi fare il cognome e il cognome. Cioè, parli dell'endorsement che ha avuto Corrado Belloni in questa trasmissione. sì, per esempio, Corrado Belloni, persona stimabile, lavoratore e quindi un degno rappresentante della società civile e con esperienza politica, secondo me, io dico, l'avrei detto da amico, no? Secondo me rischia di fare due cose, o di bruciare la sua candidatura perché è partito, diciamo, chi mi ama mi segue, e in politica purtroppo non funziona esattamente così, anche se, ripeto, ha le carte in regola, però, no? E dall'altra rischia che se si impone in maniera forzata, poi alla fine in politica ho visto spesso succedere anche questo, qualcuno che deve o torto collo mandare giù la pasticca, la pillola, poi non corre o comunque gliela fa pagare, perché in politica succede anche questo. Non vorrei che a San Giustino, in un momento in cui c'è la possibilità di cambiare, vorrei finire il concetto, succede anche questo. Dall'altra parte, se lui è leader, no? E leader non significa essere solo il soggetto davanti, ma può essere anche il soggetto che tira le fila, ok? Dovrebbe interpretare che c'è da un altro tipo di cambiamento che si sta presentando, di centro-destra-sinistra, diciamo una cosa molto larga, e la Vitali è uno di questi rappresentanti, che comunque si è affacciato e comunque che sta cercando di unire anche lì i scontenti di la Parli politica. del ticket Buschi Vitali, quello Per che... esempio, no? È un ticket particolare che comunque non si deve dire, ah, ma sono due soggetti di due mondi diversi, no? Bisogna interpretare il cambiamento, capire il perché oggi due soggetti che vengono da due mondi diversi si uniscono cercando di trovare una sintesi per un cambiamento. Allora, anche in questo caso, io lo dico francamente, è un invito che faccio, fate dialogo, parlate, sentitevi. Perché se le forze si uniscono in maniera positiva e collaborativa, credo che hanno la vittoria in pugno. Dico, cambiamento, il cambiamento ha la vittoria in pugno. E lo dico francamente, se uno ama la politica e i cittadini, poco sta a significare se sei tu il sindaco, sei tu, perché ci sono soggetti anche più importanti dei sindaci, che però sono elementi, appunto per quello, fondamentali nel mantenere un gruppo dirigente, no? Allora, io quello che chiedo è, in questi casi, cercate di parlare, chi è andato un po' troppo avanti, ancora c'ha tempo, si fermi un attimo, ragioni, vada a parlare con altri interpreti del cambiamento, perché vi possono essere delle istanze, anche magari non considerate nuove, o delle possibilità di andare poi a vittoria. Prego. Mi togli una curiosità, ma tu sei stato contattato, tu sei un esponente del centrodestra, no? Sì. Moderato ma di centrodestra. In questi casi ci sono tante distinguo, che Forza Italia fa nei confronti di un certo sovranismo troppo esposto. Ma tu sei stato chiamato da Corrado Belloni per concordare la sua candidatura? Perché siamo amici da una vita, io, te e Andrea. Andrea ha risposto in modo piccato in trasmissione dicendo: A attenzione me. perché Luciana Veschi rappresenta il primo partito di San Giustino. Ed è vero, E tu sei stato numericamente è vero. contattato da Corrado Belloni, quale esponente di centrodestra? No, il problema è questo, che a prescindere che questo che sto dicendo, che tu abbia una rappresentanza, una rappresentatività con la medaglia e il ruolo, no? Ci sono persone che hanno contatti e per esperienza o per conoscenza, ti possono dare una mano a sondare o a tirare le fila e quindi a crearti anche un terreno fertile, no? E quello che posso un po' rimproverare
al Belloni è che, è che questo elemento non, almeno non mi risulta sia stato, questa strada non sia stata seguita. Cioè non è Ancora stata condivisa la candidatura fra gli esatto, e alleati. infatti quello che viene fuori è che alcuni no, lo dicono chiaramente, magari già si barricano dicendo così non va bene, e già parti in difficoltà se vuoi essere poi leader. Ripeto, non è che non potrebbe esserlo, ha tutte le carte per esserlo, ma dall'altra è magari chi ti poteva anche preparare il terreno non è stato avvisato, quindi tu sei da solo a dire quello Di che vai dicendo. fatto, la candidatura anticipata in trasmissione qua da me ha portato alla rottura totale di patto civico con l'endorsement di Vitali verso un Fabio Buschi che sinceramente lo conosciamo come un cavallo di razza per quanto riguarda la politica, è un asse strano, ma è il famoso asse centrista che sta in questo momento nascendo. Mi par di vedere il governo Draghi, tanto per essere chiaro, no? Cerchiamo di trovare la quadra, quello che conta non è chi candida, ma è il programma. Questo Poi si deve anche pensare. secondo te sarà attrattivo anche di quegli scontenti del centrodestra che hanno mal digerito eventualmente questo passaggio in avanti troppo frettoloso, come dici tu? Sì, perché c'è da tenere conto anche di un altro aspetto, che la Lega di oggi non è più la Lega di 3, 4, 5 anni fa. In cui per il fatto che avevi quel marchio significava automaticamente che ti arrivavano delle percentuali, a prescindere se sei bravo o non bravo, più simpatico o meno simpatico, c'avevi un dato che comunque un po' spalmato a livello nazionale ti arrivava. Oggi quella lega lì, bisogna dirsi la verità, non è più quella di prima, anzi oggi se la batti in questo momento con Forza Italia per il secondo posto dove il primo indiscusso è Fratelli d'Italia, bisogna dire le cose come stanno, non è un segreto. Quindi, non avendo nemmeno più quel supporto, a maggior ragione, non avendoti nessuno detto no, tu no, perché questa è la realtà dei fatti, nessuno ti ha detto no, tu no, ma presentati in maniera che non ti possano dire di no. Se fai così, tutti si chiudono e per forza, se vuoi andare, vai, ma vai da solo. E da solo non credo che io non sono un politologo, diciamo, col pedigree di tale aspetto, ma non credo che da solo la Lega possa vincere un comune come San Giustino. Abbiamo 2 minuti, Cesare. Senti, il PD di San Giustino sta cercando di serrare le fila perché la candidatura di Buschi credo sia stato un fulmine a ciel Certo. sereno, ma quest'area di centro che sta crescendo, un centro-sinistra diciamo molto moderato, il ticket è quello del governo Draghi, tanto per essere Sì. chiari, potrebbe essere davvero, se non l'ago della bilancia, l'underdog che alla fine, come ha fatto Cornioli a Sansepolcro, riesce a legare il tutto e a chiudere il cerchio? Perché, ti ripeto, stiamo parlando di un cavallo di razza, ed è Fabio Buschi, che sa come si organizza una campagna elettorale, sa come si parla alla gente e soprattutto conosce a menadito la macchina comunale. Su questo c'è poco da dire, eh. Ha fatto l'amministratore per 10 anni, quindi. Sicuramente è una. Tu, poi tra l'altro tu sei amico di Fabio, Ma io sono amico un po' di no? tutti, Sì, sì, però vabbè. diciamo. Ma di Fabio siamo cresciuti insieme, abbiamo giocato a calcio insieme da ragazzi, anche sulla squadra. Avevamo una squadra che chiamava il Poggio, che rappresentava la parte, diciamo, La parte VIP del. rurale, no, rurale, perché abito in campagna. E, tra l'altro abbiamo vinto una volta anche il campionato. E, il torneo, chiedo scusa, il torneo. E quindi lo conosco veramente, ci conosciamo da bambini, no? E mi ricordo, dico un aneddoto, per questo che certe cose vanno interpretate. Lui portava una, se lo intervisti, chiedilo al collo, una collanina in cui aveva falce martello e crocifisso. E io l'ho sempre guardata strana questa cosa, dico, ma come fai a mettere insieme quei due subi? No, ti spiego come si fa a vedere la stessa cosa. E aveva delle spiegazioni che effettivamente, no, l'ecumenismo, il fatto comunque di aiutare il debole, tutte queste che il comunismo, no, aveva, voleva aiutare, aveva dei principi che potevano sposarsi, no, col cristianesimo più spinto, quello dell'aiutare le persone più povere, eccetera. Quindi me lo spiegavo queste cose. E questo forse fa capire perché Fabio, no, poi si unisce a un centro, no? Con dei Che è valori Lucia diversi. Vitali. Esatto, tutto ha una storia, una motivazione, no?
Uno è anche spesso qua di sinistra perché viene da una storia di sinistra, di famiglie di sinistra, perché effettivamente in tempi passati hanno avuto, si dicevano, i padroni che hanno sfruttato le persone e avevano ben ragione di non appartenere alla stessa parte di cui stava il padrone. Quindi hanno delle ragioni storiche per cui c'è una sinistra forte qua. Oggi queste ragioni fortunatamente non esistono Ti più. piace questo ticket, Boschi Vitali? Io Ti tutte. intriga? Sì, lo dico francamente, io tutte le cose che appaiono diverse, cerco di trovare una sintesi, se sanno unire le positività di entrambe diventano molto forti, no? Perché ognuno ascolta le motivazioni per cui uno sinceramente appartiene ad una parte, quindi se le interpreti bene potrebbe dar tanto, tanto. Poi sono esperienze politiche importanti e diverse, no? C'è la destra più liberale, il centro più liberale, e la destra più liberale, c'è la parte più sociale, la destra sociale, la sinistra sociale. Tutti questi valori che poi alla fine, no, si perseguiva gli stessi obiettivi. Chi meglio poteva aiutare le persone? Questo dovrebbe essere. Se uno mette insieme le stesse cose diventa Beh, un'armata importante, quantomeno. Le forze alleate, le chiamavo io, no? avremo Tanto è vero, modo. e chiudo, sono le forze alleate che hanno liberato il mondo, no? Dai russi agli americani, insieme, per dire, no? Poli Conoscendo opposti. Andrea Lignani Marchesani Sì. molto meglio di me, come l'ha presa sta candidatura di Belloni spinta così? Beh, conoscendo Andrea, tu lo conosciamo, siamo coetanei, conosciamo bene. Quando ad Andrea gli si dà un calcio negli stinchi, vogliamo dire così, lui praticamente reagisce subito perché non è un tipo che accetta di essere, no, non considerato, quantomeno non sentito. E poi in una scelta così importante, ritengo che, diciamo, il bon ton avrebbe comunque fatto sì, voluto che comunque un personaggio politico come Andrea, che rappresenta politicamente il territorio, perché lui è nato politico e vive di politica nel senso più nobile del termine, perché ha fatto la politica la sua vita, quantomeno per rispetto, perché il rispetto va portato a tutti, uno doveva Tu, sentirlo. un po', tu chiaramente, diciamo, sei più moderato, ti può dispiacere, ma No, io sorrido, no, quando vedo queste cose perché dico che il mondo alla fine non è cambiato, si rifanno sempre gli stessi errori, riavvengono sempre le stesse cose, e quindi dico, forse mi devo un attimo ragionare. beh, grazie a Cesare Sassolini, è stato Prego. veramente un piacere ritrovarti. Io. Diciamo che te e Forza Italia oramai è un legame indissolubile, eh? Ma nel mondo Tutto può tutto cambiare, può però. cambiare, anche perché, ripeto, se. Non è questo il caso, ma a qualche esponente di spicco desse di volta il cervello predicando cose assurde, la faccia mia per le cose assurde non ce la Benissimo, di metterei. nuovo grazie a Cesare Grazie a Sassolini, te. grazie a tutti voi che ci avete seguito. In primo piano si ferma un attimo per la pubblicità e poi i due servizi che abbiamo realizzato al centro Media Salutis di Città di Castello.